Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Qui, ok, oh, qui c'è una viuzza. Attenzione, con una Pokéball. Sto ripensando a quando ero bambino che andavo a giocare, tipo, dietro casa c'era un piccolo orto, che adesso non c'è più, andavo lì a giocare ogni tanto. Mi ha ricordato quell'aspetto. Fighissimo. La nostalgia. Oh. Va bene, va bene. Vediamo un po'. Questa è la stazione. Voglio entrare. Possiamo fare biglietti. Cosa? Ritardi su tutta la linea? Ma dove siamo in Italia? Scusi, eh. Siamo in Italia? Questo è un Pokémon Market? Oh. Revitalizzante? Quanti soldi ci ha dato nostra madre? 30.000? Wow! Allora compro 5 revitalizzanti. Va bene, costano caro. 2 antiscottatura, 2 anche di antigelo, anche 2 di sveglia. E 2 antiparalisi ce l'abbiamo, allora 2 antidoto. Va bene, grazie, è stato molto gentile. Perfetto. Ok, andiamo. Guarda questo super palestrato con Volù. Ciao Hope. Allora, ti sei fatto dare Pokédex da Sonia? Perfetto, adesso potremo catalogare un sacco di Pokémon e formare una squadra fenomenale. Dobbiamo fare attenzione però. In giro per la regione ci sono Pokémon selvatici e allenatori davvero forti. Se i tuoi Pokémon sono conciati male, portali subito in un centro Pokémon. I centri Pokémon sono facili da riconoscere, da fuori sono tutti uguali. Dai Link, entriamo a dare un'occhiata. Quindi alle stazioni c'è il Pokémon Market. Invece al centro Pokémon c'è un centro Pokémon e una caffetteria e un Pokémon nuovo. Link, è la prima volta che vedi un centro Pokémon? No, li conosco bene. Allora non è bisogno che ti spieghi come funziona. Ma guarda un po', c'è anche qui un Market. Datemi retta, giovincelli. Se siete allenatori, vi consiglio di fare scorta di pozioni. Grazie della dritta! Link, io vado verso il percorso 2. Raggiungimi quando hai fatto. Guarda qua che robina! Grande! Ma quel Pokémon... Indeed! Come Indeed? Ma che parla inglese? Valutare un soprannome. Far ricordare una mossa e far dimenticare. Davvero? Posso farlo? Oh! Gratis? A proposito! Non l'ho ancora visto! Info! Tipo buio! Sì! Grande! Perfetto! E lui volante, va bene! Tipo buio! Perfetto! Natura schiva lui. Fiacca e quieta. Sguardo fermo. Vabbè. Agile tecnica. Se il Pokémon. Ehi, mi sono perso. Se il Pokémon uso perde uno strumento, la sua velocità aumenta. Non male, nel competitivo farà faville. Cioè, un'abilità farebbe faville, non il Pokémon in sé, perché ancora non so quanto possa essere utile. Vabbè, qui nulla. Curiamoci. Sentiamo un po' il suono. Bello! 3D! Fantastico! Vediamo un attimino. Mimin, buongiorno. Salve. Ok, posso anche cambiare box con LR. Y, selezione rapida e normale, selezione multipla. Ok, va bene. Ah, gli strumenti e la squadra lotta. Va bene. Interessante, c'è anche la ricerca. Va bene. Andiamo. Uè, fruttivendolo! Bacche, bacche fresche! Ehi là! Forte! Oh, possiamo già cambiare pettinatura? No, vestiti forse sono lì. Poke bambola. Oh, e ci dice anche quello che fa. Ottimo!
Ottimo, io entrerei. Salve. Puoi andare a cambiarti nel camerino. No, non ho comprato nulla. Devo parlare con la commessa? Ok. La felpa con cappuccio nero. La felpa con cappuccio nero mi intriga parecchio. A me piace il nero, piace come colore, ragazzi. Ho decine di maglie nere. Va bene. Ok, perfetto, voglio indossarlo subito. Mocassini, andiamo con mocassini all'avventura. Sembra uno dei guanti da scassinatore. Vabbè, per i guanti ci penserò poi in futuro. Magari in un altro negozio. Ok, perfetto, siamo molto fashion ora. Senti, Link, ora che anche tu sei un allenatore di Pokémon, perché non partecipi alla sfida delle palestre? La sfida delle palestre? Dai, sulla sfida delle palestre è impossibile che non te ne abbia mai sentito parlare. È una competizione che si tiene una volta all'anno per aggiudicarsi il diritto di sfidare il campione. Però servono delle referenze per partecipare e mio fratello dice che non sono ancora pronto. Così ho pensato di chiedere alla professoressa. Dai, partecipa anche tu. Avere un rivale è lo stimolo migliore quando ci si allena. E poi vedrai, diventeremo imbattibili. La casa si trova lungo la fine del percorso 2. Non lungo, alla fine. Mentre lungo il percorso possiamo continuare ad allenare i nostri Pucimans. Qui c'è un signore anziano che vive con la moglie. Davano un po' di info su Dandel e Sonia. Ok, quello ci dà una info particolare. Quella casa con il tetto viola è della professoressa. Ah, bene, gli oggetti ora brillano. Percorso 2. Ok. Cos'era quello? Per di qua, Link. Hai capito come si fa a catturare un Pokémon? Paura. In caso contrario te lo insegno io, ma lo so già come catturare. Ma hai già catturato dei Pokémon? Complimenti, Link. Tua madre ti ha regalato delle Pokéball, vero? Non l'avevo letto che mi dava delle Pokéball. Ah, e queste sono da parte mia, grande. I Pokémon di queste parti si lasciano catturare facilmente. Sembra quasi che non vedano l'ora di fare amicizia con degli allenatori. 20? Wow. Tra l'altro, catturando Pokémon ottieni anche i punti esperienza. Affronta gli allenatori di Pokémon che incontri lungo i vari percorsi per rendere più forti i tuoi Pokémon. Sono proprio curioso di vedere quali Pokémon sceglierti di allenare. Il campione vi osserva. E come sempre, Charizard! Bene, mi fanno subito a catturare altri Pokémon. Va bene, Hope. Non ti preoccupare, anch'io ne catturerò qualcuno. Ne avevo visto uno. Non è... Cos'era quello? Wow. Chi è questo? Ah, la pre di Dreadnought. È ovvio, dai, si vede. Lui è un Pokémon acqua perché lo usa anche azzurra. Quindi per forza lo voglio in squadra. Ci vuole un Pokémon acqua. Perfetto, potevo fare attacco rapido, non ci ho pensato minimamente. Anzi, volevo fare braciere per dare appunto valore alla mia tesi, però... Visto l'acqua, più chiaro di così. È difficile che un Pokémon nei primi percorsi impari una tecnica che non sia del suo tipo. E poi Dreadnought Gigamaxa. Non solo Dynamax, ma anche... Gigamaxizza, quindi. Shootle. Come lo chiamo? Chompy, perché gli piace mordere. Ai. C'era quel Pokémon che brillava prima. Non so se fosse shiny oppure perché brillava per conto suo.
No, ragazzi, se scopro che erano shiny e non l'ho preso. Vabbè, dai. Magari qua ne vedo un altro. Vabbè, niente. Andiamo avanti. Oh, c'è un allenatore! Tra gli allenatori è importante rispettare certe tradizioni. Quando gli sguardi si incrociano parte la sfida. Guarda, sei tu che mi hai chiamato, io neanche ti stavo guardando. Marco Marmocchio. Ma questo è Bullo. Marco Bullo. Squovet. E io tappo. Io cerco anche un Pokémon in particolare. Dissi tempo fa, quando ci fu la Direct, quale Pokémon era. Ovvero Zigzagoon di Galar. Però non so quando lo incontriamo. Probabilmente dal percorso 3 in poi. Perché diventa Obstagoon quel Pokémon in questa regione. Che poi il Pokémon Zigzagoon è originario di Galar. Quello che c'è a Hoenn si è adattato a vivere nelle condizioni di Hoenn. È migrato. La squadra sale, perfetto. Va benissimo. Lo sapevo che eri forte. Avrei dovuto far finta di non vederti. Ma io infatti non ti stavo guardando. Se permetti, eh. Ah, qui c'è la Pokéball. Aspetta che la prendo. Due pozioni. Saltiamo. Oppla. Non si... Ah, di qui si salta. Yeah. Ma ah, quello è lo scoiattolo. Ma lo scoiattolo di prima che brillava, io devo capire cos'è. Davvero, se era uno shiny mi taglio le vene per non averlo preso. È scomparso, lo stavo inseguendo ma è scomparso. Faccio combattere Swiper. Essere forti e allo stesso tempo affascinanti non è da tutti. E nessuno ci riesce bene come me. Laura Teenager. Ciuto. Ciottolina. Buio contro acqua. Guarda che coda poi che c'ha anche Swiper. Picchiaduro. Ne siamo in 4 in squadra, quindi sì. Pochino. Sì, in effetti con 6 Pokémon avrebbe fatto molto più danno. Dunque, 5, 11, 6, perfetto. Colpo coda. Se non fa brutto colpo dovrei farcela a mandarlo giù in 2 turni. Cavoli, è resistente Dreadnought. Cioè, Shooter, lo voglio dire. I nomi sono ancora un po' freschi. Va benissimo. Ottimo, la curva di apprendimento sembra ben strutturata per questi primi livelli. Il fascino di sicuro non mi manca, ma la forza. Beh, se te la prendi così, non mettere il picco però, eh. Ma un altro allenatore! Allora scusami. Mandiamo The Crow. Contro Hop ho perso clamorosamente, ma tu mi sembri un avversario più abbordabile. Oh, ma chi ti pensi di essere? Holden. Bel nome però, Holden. Blip Bug. Cos'è? Ho capito a quale bruco è ispirato. Però cavoli, Tracotanza? Cos'è Tracotanza? Così, un attacco. Forse in base al potere offensivo. Chi la usa attacca il bersaglio sfoggiando la propria forza. Più le statistiche sono aumentate. Ecco, l'ho chiamata praticamente. L'ho chiamata. Beccata che... Però no, è elettro lui. Ah, forse no.
O non ancora? Ottimo. Nikit. No, no, continua a lottare con The Crow. Hai perso. Perdo contro i Pokémon selvatici, contro gli allenatori che incrocio. Acci, perdo con tutti. Ma se perdi contro i selvatici, puoi vincere contro gli allenatori? E dai, un po' di logica. Questo qui anche è un campo piuttosto usato. Oh mio Dio. Sapete cosa però? Non posso usarlo? Non posso usarlo, ragazzi, non me lo posso usare. Forse ancora non possiamo? A caso proprio, ho premuto A a caso. E vabbè, ci sono abituato. Yamper! Aiuto, aiuto, Yamper! Ciao, corriamo insieme? No, Yamper non mi interessa per le squadre. Neanche lo catturo per il momento. Ah, la professoressa! È riuscito a completare le ricerche sul fenomeno Dynamax, professoressa? Mi piacerebbe dirti di sì, ma rimangono ancora molte cose da spiegare. Speravo tanto che mia nipote continuasse i miei studi, ma... Ah, abbiamo delle visite. Scusatemi, non me ne ero accorta. Benvenuti, giovani allenatori. Io sono Flora. Prego, entrate. Grazie, gentil signora. Hop, vedo che il tuo Volusia si è fatto un nuovo amico. Tu devi essere Link. So, hai tirato un Pokédex, vero? Spero che riuscirai a completarlo. Beh, in effetti dovrebbe essere piuttosto facile completare il Pokédex, ho sentito. Link, hai già sentito parlare del fenomeno Dynamax, immagino. Devi sapere che è l'oggetto principale degli studi della professoressa Flora. Per poter sfruttare al meglio il fenomeno Dynamax è importante conoscerlo bene. Dunder, sei proprio incorreggibile, parli sempre solo di Pokémon. E beh, certo. Grazie, di che vuoi parlare? Ci sono molte altre cose interessanti di cui potremmo parlare. Tipo il tempo? Ad esempio, hai idea di quanti tipi di tè ci sono al mondo? Intorno ai 3000, mi sembra. Prof, prof, voglio che mio fratello ci sponsorizzi per la sfida delle palestre. Mi aiuti a convincerlo. Beh, Dandel, hai sentito tuo fratello? Perché non sponsorizzi questi due ragazzi? Oppellink hanno ancora troppo poca esperienza come allenatori. Temo che siano ancora un po' troppo acerbi. Ma come, Dandel? Non eri tu prima a desiderare che tutti a Galar diventassero allenatori in gamba? Ops, è vero. E in effetti è proprio per questo che gli ho dato un Pokémon. Guardalo lì. E va bene, ho capito. A quanto pare non è una scelta, eh. Prima però voglio vedervi lottare. Fatemi vedere una bella lotta e avrete le vostre referenze. Lasciate che rimetta in sesto i vostri Pokémon e preparatevi all'incontro. Con la sola imposizione delle mani. Beh, è un campione. Bene, Link, ti aspetto fuori. Dandel, vedrai, sono più forte di tuo fratello. Oh, andiamo sopra a vedere in camera. Libri su libri su libri. Wow, è enorme. Ma sembra più la stanza di una ragazza che la stanza di una prof anzianotta, eh. Va bene, andiamo fuori. Si accendono anche le luci. No, ragazzi, è grande. Ui! Bella. Sembra dorata. È perché è un MT, la MT57 che contiene rivincita. Buono. Ci stavo pensando, dico, non è che troviamo le MT proprio all'inizio dell'avventura, magari. Questo è l'orto, guarda un po' un'altra Pokéball. Certo, devo fare un labirinto però. Mega Ball. Bene. Uno strumento nascosto, bottiglia di acqua fresca, 30 PS, ok, un po' tanti in effetti. Anzi, prima era 50 se non sbaglio, quindi
Pure pochi, in effetti, rispetto a prima. Va bene, lottiamo per le nostre referenze. Ok, sì. Facciamo vedere a mio fratello di che pasta siamo fatti, così lo convinceremo. Sono pronto! Una bella lotta tra giovani allenatori, non posso perdermela. Se voglio continuare a meritarmi l'appellativo di invincibile, devo imparare da qualsiasi lotta mi capiti di vedere. Forza ragazzi, voglio vedervi dare il massimo. Da voi e dai vostri Pokémon mi aspetto solo il meglio. La mia leggenda inizia adesso. Ti piacerebbe, Hope, ti piacerebbe. Vediamo un po' che Pokémon hai. Ne hai 3, bene. Mantid Crow, facciamogliela pagare. Cioè, pagare perché così. Non si sa perché, ma facciamogliela pagare. Beccata. Tracotanza non serve visto che non abbiamo statistiche aumentate o... anche diminuite funzionava, solo aumentate. Sì, aumentate, quindi una statistica qualsiasi poi non dice l'attacco. Perché se l'attacco fosse aumentato, di conseguenza aumenta anche la potenza offensiva delle mosse, quindi... Ok, Volue è andato e mi ha fatto qualche bel dannino, eh. Unghia Guzzed Crow. Manda Grookey, cambio Pokémon e mando... mando Swiper. Andiamo con un Diaguzze, ci aumentiamo l'attacco. Aio. Che botta, ragazzi! Che l'attacco di Swiper aumenta. Anche la precisione, è vero, un Diaguzze. Attacco rapido, vediamo un po' quanto gli facciamo. Poco. Rispetto a quello che ci fa lui, poco. Sei un geniaccio, ormai sai benissimo come funziona il rapporto tra i tipi. Sì, vabbè. Chomp impara morso, beh. Rookidee che sarebbe il volante. No, rimango con Scorbunny. Una sfida all'ultimo Pokémon. Adoro quando le lotte prendono questa piega. Va bene, Hop. Fare il tuo peggio. Agitazione. Beh, potrebbe servire ai mondiali in VGC perché ci sono molti Pokémon che usano le bacche. Però con il nuovo metagame con molti Pokémon tagliati. Perfetto, perdere fa male. Ma sono contento di averti scelto come rivale, sei un portento. Grazie, grazie. E allora? No, è dire che avevo lanciato la Pokéball con una curvatura perfetta, ma non è servito. Eh sì, lanciare la Pokéball, in base a quello che dice il gioco, lanciare una Pokéball in una maniera violenta e precisa serve a dare ai Pokémon la giusta carica. Si dice anche nell'anime, ma nell'anime ha un'applicazione diversa rispetto al gioco, quindi... non so perché anche nel gioco venga detto. Comunque sì, andiamo avanti. È normale essere felici quando si vince e tristi quando si perde. È un susseguirsi di emozioni che ci aiuta a diventare sempre più forti. Link. Oh, non ho parole. Che incontro incredibile. Ora mi resta solo una cosa da fare. Ecco le vostre referenze. Grande! Lettera necessaria per partecipare alla sfida delle palestre. Grazie Dandel,
Vedrai, vincerà sicuramente la sfida delle palestre, ne sono più che certo. Il vostro modo di lottare è ancora un po' grezzo, ma non di meno è stato un incontro davvero fenomenale. Hai riempito di entusiasmo ogni cellula del mio corpo, persino Charizard si è infervorato. Hope, pensavo che per te essere un allenatore fosse più una questione di come lanciare la Pokéball e... una faccenda di stile, insomma. E che non ti interessasse di capire fino in fondo l'essenza e la vera forza dei Pokémon. Sono felice di vedere che sei cresciuto. Link, spero che anche tu ci regalerai altre lotte spettacolari. Alleniamoci senza sosta, Link. Solo così riusciremo a strappare il titolo di campione a mio fratello. Hai ragione. Non c'è nulla di meglio di un po' di sana competizione per diventare sempre più forti. Ma quella... What? Ehi Link, guarda, delle Desio stelle! E sono giusto due! Una per te e una per me! Non so cosa sia. Pietra da potere misterioso che si può trovare nella regione di Galar. Si dice che possa avverare i desideri di chi la trova. Vabbè, ci si arrivava con un po' di immaginazione. Con una Desio stella potrò far dynamaxizzare i miei Pokémon? Ah, diventeranno giganteschi. Fantastico. Sai cosa si dice delle Desio stelle? Che cadono ai piedi di chi prova un desiderio forte e sincero. Voglio diventare l'allenatore più forte. Voglio diventare l'allenatore più forte. Sì, abbiamo capito. Bene, ho espresso il mio desiderio 3 volte, quindi adesso dovrebbe esaudirsi. Oh, le Desio stelle sono pietre misteriose dei poteri ignoti. Potremmo dire che sono il tesoro di Galar. Ma non si possono usare così come sono. Dalla a me per il momento. Ma certo, lei è uno studioso del fenomeno Dynamax. La prego, dia anche a me e al Link il potere di questo fenomeno straordinario. Abbiamo già lottato con quello strano Pokémon nel bosco assopito. E ora questo. Sento che ci attendono tantissime altre sorprese. Capisco la tua emozione, ma mi raccomando, testa sulle spalle. Domani inizierà il tuo viaggio. Oh! Hop, sei su di giri come al solito, vedo. Ad ogni modo, vi fermate per cena, ragazzi? Ultimamente va di moda cucinare il riso al curry ed è venuta la fissa anche a me. Certo che ci fermiamo a cena. Non facciamo proprio complimenti. Buongiorno, oggi comincia la nostra vera avventura. Buongiorno, giovani promesse. Hope, mi ha detto che avete incontrato un Pokémon davvero inconsueto. Sai dirmi qualcosa di più? So che c'era la nebbia e che Link ha lottato contro uno strano Pokémon, però alla fine sono svenuto e non ricordo quasi nulla. Che tipo? Poverino, sono svenuto. Link, Hope, ho qualcosa per voi. Imbracciale, dai. Sì! Il polsino Dynamax! Contiene una Desio stella e quando si trova vicino a un punto energetico emette una luce che permette al Pokémon di Dynamaxizzarsi. Yeah! È un polsino Dynamax. Cioè incastonato la Desio stella che avete trovato. Grazie, professoressa! Wow, è proprio identico a quello di mio fratello. Adesso possiamo usare il Dynamax anche noi! Frena, frena, non è mica così semplice. Per far ingigantire i Pokémon tramite il fenomeno Dynamax non basta il polsino. Ci sono altri requisiti da soddisfare. Comunque, se volete completare Pokédex vi consiglio di esplorare la regione di lungo e largo. È davvero il modo migliore per incontrare tanti Pokémon diversi. Bene, la mia leggenda finalmente inizio! Dai Link, vediamo chi arriva prima alla stazione. Va bene Cuge, per anche questo episodio è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e Link, ascolta i consigli del sottoscritto. Ok, un attimino. Ok, molti Pokémon si nascondono nell'erba alta, se ti accovacci e cammini piano piano non si accorgeranno di te, va bene. Ma se fischi con le dita attirerai subito la loro attenzione.
Se fischiare non è il tuo forte, prova a premere lo stick sinistro e vedrai. Tutto chiaro? Allora facciamo una gara a chi cattura più Pokémon. Ma non è vero. Il traguardo è la stazione di Brasbury? Ok. Come stavo dicendo, Cuge, questo episodio termina qui. Abbiamo ricevuto il polsino Dynamax, quindi siamo pronti per diventare... Ma fino a qui è arrivato? Siamo pronti per diventare dei veri allenatori di Pokémon in piena regola. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!